Ciao ragazzi, bentornati su Gamer Loop e benvenuti nell'ultimo episodio di Broken Sword 2, la profezia dei Maya. Allora, come vi dicevo alla fine dello scorso episodio, siamo in una stanza abbastanza articolata e dobbiamo risolvere un enigma abbastanza tosto. Mi ricordo la prima volta ci impiegai veramente, veramente tanto. So che c'è anche un altro modo per risolverlo, ma non sono mai riuscito a farlo, quindi andiamo con quello tradizionale, ma ve lo dico già, ci vorrà un po'. Allora, intanto vi spiego di che cosa si tratta. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad aprire questa porta qui con il teschio. Ok? E per farlo dobbiamo utilizzare questo pannello, e le ruote che avete appena visto appena siamo arrivati. Praticamente dobbiamo attivare i vari interruttori che vedete qua, tutti a destra, che hanno questi simboli. Ognuno di questi riquadri ha associati più simboli che vedete riprodotti qua. Ad esempio, come vedete, il primo simbolo è l'associazione di questo tasto qui insieme a questo tasto qui, ok? E noi per fare questo dobbiamo utilizzare la ruota che va girata e vanno messi in corrispondenza in questo lato. Ora, come vedete, il primo simbolo che ci serve è già posizionato e probabilmente serve per farci capire come funziona questo meccanismo. Molto più difficile da spiegare, sicuramente, però non è neanche facile completarlo, insomma, questo enigma. Intanto vi faccio vedere. Andiamo subito a cliccare su questa mattonella. La mattonella si spostò leggermente. Esattamente, e rimane attiva. Ora, dobbiamo attivare questo simbolo perché, come vedete, è, diciamo, il fondale che vedete in questa mattonella con quest'altra cosa indecifrata. Sono dei simboli abbastanza difficili da capire, però se li vedete qui li potete poi riprodurre anche qua. Quindi noi dobbiamo mettere questo in questa posizione e per farlo dobbiamo girare la ruota. La stanza era controllata da un enorme congegno. C'erano due grossi dischi decorati con motivi tipicamente Maya e ricoperti di geroglifici. Esattamente. Adesso però noi dobbiamo girarla. Ma non ce la fa girare, perché? Ah, ok. Uno. Adesso passiamo dall'altro lato ed andiamo ad attivare anche quest'altro. E due, esattamente. Poi andiamo in questa direzione, schiacciamo questa mattonella e visto che questo simbolo adesso dovrebbe essere completo, la mattonella si mosse verso l'interno e fece clic. Esattamente. Da qui possiamo proseguire con quello successivo. Quello successivo che cosa comprende? Comprende altri simboli. E dobbiamo stare attenti e fare la cosa giusta, senza fare errori. Ora direi che per il prossimo dobbiamo attivare questa mattonella come prima cosa e come seconda cosa quest'altra mattonella. Ok, ci siamo. Quindi iniziamo. Allora, abbiamo il primo simbolo, eccolo. E poi andiamo con il secondo, che è il fiore. Il
Esattamente. Adesso dovremmo essere in grado di poter schiacciare questa mattonella. E se non abbiamo sbagliato niente, esatto, e ci siamo. Adesso il prossimo abbiamo detto che è questo, ok? Quindi andiamo a girare come prima cosa l'altra, esattamente, che dovrebbe essere questa. Esatto, uno. E l'altro dovrebbe essere questo. Andiamo a vedere se abbiamo fatto bene. Sì, ci dovremmo essere. Quindi schiacciamo prima questa mattonella. E poi andiamo a schiacciare questo. E vediamo se rimane attiva. Ok ragazzi, siamo nella giusta direzione. Passiamo alla terza mattonella. Come vi dicevo, è un enigma abbastanza articolato e ci vuole tempo. Dobbiamo iniziare con questa. Quindi, prima cosa, attiviamo questa. Come seconda cosa, dobbiamo attivare questa. Ok? Andiamo ad iniziare. Sono dei simboli stranissimi, ragazzi. Ma probabilmente per i Maya avevano un certo significato. Uno e due. Ok. Soltanto che non ricordo più qual era l'altro simbolo. Ok, era la X. E ci siamo. Andiamo ad attivare la prima mattonella. Esattamente. E l'altra ritorna al suo posto. Adesso dobbiamo attivare questa. Quindi andiamo in questa direzione. E la giriamo. Ok. Poi andiamo in quest'altra direzione. E portiamo giù di una posizione l'altro simbolo. Perfetto. Attiviamo la mattonella. E poi andiamo a attivare l'altra. Perfetto ragazzi, abbiamo l'ultima e la porta poi dovrebbe aprirsi. Quindi abbiamo questo simbolo qui, quindi questa mattonella, ed abbiamo questa mattonella e dovremmo aver fatto. Sbrighiamoci ed andiamo il più velocemente possibile. Ok, andiamo dall'altra parte, così facciamo prima. Uno. E due. Ok. E la prima l'abbiamo schiacciata. Manca la seconda, che è questa. Quindi torniamo verso la prima ruota. Esatto. Possiamo girare anche da qui.
Ok, 1. E 2. Perfetto. Andiamo a schiacciare l'altra mattonella. La mattonella non voleva saperne di spostarsi. Perché? Che cosa ho sbagliato? Ah, ho sbagliato l'altro simbolo. Errore mio. Scusate. Era questo. Perfetto. Adesso dovrebbe funzionare. E noi dovremmo essere in grado di poter aprire la porta. Ok, andiamo a schiacciare l'ultima mattonella e vediamo se ha funzionato tutto. Esatto, ragazzi, è andato tutto come doveva andare. E voilà! Una volta George mi disse che ci vuole una certa abilità per trovare una porta segreta. Penso che sto cominciando a impadronirmi della tecnica giusta. Esatto, come vi dicevo, c'è un metodo più veloce che io non sono mai riuscito a mettere in pratica. Praticamente, andando a fare qualcosa in questa direzione, praticamente ad un certo punto Nicole si dirige verso la porta, si alza la canottiera e la porta magicamente si apre. Metodo rapido, ma diciamo molto più semplice, ma non viviamo, diciamo, la bellezza di risolvere questo intricato enigma. Andiamo avanti, ragazzi, che ci siamo quasi. Pensai, questo è vero amore. Ad ogni modo mi devo assentare per qualche settimana e al mio ritorno indovina cosa trovo? Esatto, dannazione. E con chi per giunta? Con quel mollusco di Lobino. È proprio quello che ho pensato anch'io. Ok, ragazzi, George è una delle persone meno preoccupate nella vita, in qualsiasi situazione si trova, non trova mai, diciamo, un modo di abbattersi. Oh, maledizione. Sembra un'altra strada senza uscita. Hai qualche idea? Allora, vediamo adesso che cosa farà Titi Poco. Speravo in qualcosa di più costruttivo. Lascia perdere, darò uno sguardo in giro. Ok, come prima cosa, se non ricordo male, dobbiamo prendere la torcia. E ovviamente, visto che è possessore di un accendino, farla accendere a Titi Poco. Senti, ho bisogno di accendere questa torcia. Sei in grado di fare qualcosa di utile con un paio di bastoncini o con una pietra focaia o... Esattamente, ragazzi, era stato molto più semplice di quello che Giorgio pensasse. Con un maledetto accendino. Andiamo a vedere che cosa raffigura questa parete. Beh, visto che non c'era niente di meglio da fare, decisi di tirare la leva. E che cosa succede? Non succede niente. Odio queste situazioni. Tu no? Titi Poco. Oh mio... Il nostro Titi Poco e anche George sono caduti in una qualche nuova location. Ok. Grande. Non avevo idea di dove mi trovassi, di dove fossero gli altri. E per di più, il tempo utile per fermare Karzak si stava esaurendo. Comunque, almeno una buona notizia c'era. Ero ancora vivo. Ok, ragazzi. Abbiamo diverse possibilità. Intanto raccogliamo la torcia. Ed andiamo a tirare la leva. Però George lascia la torcia a terra, stranamente. Ok, forse mi ricordo perché. Una lastra di pietra del peso di qualche tonnellata bloccava la porta. Quindi si chiude questa e si apre l'altra porta. Carino, questo posto potrebbe essere un bel monolocale. Ok, adesso
Andiamo verso questa leva che in teoria, se la tiriamo, dovrebbe fare la stessa cosa. Andiamo a vedere tirando l'altra che cosa succede. Ok. Qui c'è qualcosa. Sembrava che quella statua servisse anche per farvi bruciare l'incenso. Incantevole. Sembrava l'insegnante di ginnastica che avevo ai tempi della scuola. Ok, probabilmente serve a qualcosa, ma non ricordo cosa. Ci arriveremo. Ogni volta che penso che questo posto non possa diventare ancora più spettrale, vengo immediatamente smentito. Non so perché, ma l'intaglio mi faceva venire in mente lei. Non avrei potuto fare nulla a quell'intaglio, nemmeno se l'avessi voluto. Esatto, quindi continuiamo in questa direzione e vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ok, abbiamo chiuso l'altra porta. E adesso dovremo tornare nella stanza dove c'è la torcia. Quindi forse... Sì, finalmente no. Fuori. Abbiamo fatto tutto bene. Perfetto. Vediamo dove la ci porta. La mia torcia stava morendo e non avevo nessuna intenzione di ritrovarmi al buio. Ah, ok, quindi prendiamo questa. Andiamo ad accendere l'altra torcia e ne prendiamo una nuova. Quindi non è stato niente di troppo difficile, ragazzi. Mi sembrava che dovessimo fare chissà cosa, invece era abbastanza intuitivo. Di nuovo verso l'ignoto. Ed andiamo di nuovo verso l'ignoto. Si scende sempre più in profondità e non sappiamo che cosa dobbiamo fare. Qui c'è una leva, andiamo a tirarla come ormai nostra abitudine fare. Grande! Indiana Jones non avrebbe saputo fare di meglio, Mr. Stoppard. E continuiamo a scendere. Qui abbiamo una porta, speriamo di poterci entrare facilmente. Era questa, la stanza centrale della piramide, il suo cuore oscuro. In tutta la vita, soltanto una volta mi era capitato di fermarmi di fronte a un portone a riflettere. Eccomi qua, se supero questa porta, vado incontro alla morte. Allora mi sbagliai e speravo di sbagliarmi di nuovo. Questa era la porta che conduceva alla stanza centrale e allo specchio fumante. Ok, George butta via la sua torcia, prende la pietra e si avvia verso l'ignoto. Come on.
Benissimo, ragazzi. Broken Sword 2 finisce qui. Dopo 4 anni dall'apertura del canale, finalmente abbiamo portato anche questa seconda avventura e chissà, andando avanti, magari porterò anche il 3, il 4 e il 5. Ho giocato soltanto con il 5, quindi con il 3 e il 4 sarà un'avventura completamente all'oscuro. Intanto ragazzi, grazie mille, come sempre, per aver seguito insieme a me un'altra avventura. Se vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like alla pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/gamerloopitalia. Grazie ancora ragazzi, è stato bellissimo rivivere ancora una volta queste avventure che mi hanno accompagnato durante l'infanzia e ci vediamo prestissimo per affrontarne una nuova. Grazie ancora, grazie, grazie, grazie. Ci vediamo molto presto ragazzi, ciao! Pretty soon you'll find happiness is an inside job. If your name is Mary, if your name is Bob, it's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside job. You can have a house on top of this little tip. Happiness is an inside job. Your name is Mary, or your name is Bob. It's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside. Happiness is an inside. Happiness is an inside job. Thousands of years trying to chase something that's staring us in the face. When life has lost all its peace and you're feeling flat, you must remember that happiness is an inside job. Travel in search of the sun, flying and fishing, looking for fun. But it isn't easy leaving cares behind. Pretty soon you'll find happiness is an inside job. If your name is Mary, if your name is Bob. This little tip, happiness is an inside job. Your name is Mary, or your name is Bob. It's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside. Happiness is an inside.
Inside job. If your name is Mary, if your name